Allora, buonasera a tutti e benvenuti in questo secondo momento della giornata in ricordo della morte opportuna di Pier Giorgio Welby che è avvenuta 9 anni fa, il 20 dicembre. E stamattina ci siamo riuniti in aula in sala consiliare per fare il punto un po' sia sulla situazione normativa della legge che sullo stato di raccolta firme che abbiamo avviato presso il Comune di Pomezia per chiedere alla Giunta e al Consiglio di istituire il registro dei testamenti biologici. Prima di dare la parola a Paolo e a Mina, vi ricordo che è possibile ancora firmare per questa delibera fino a metà febbraio. Saremo presenti in piazza e comunque a partire da gennaio anche presso il centro commerciale 16 Pini, direttore ci ha gentilmente concesso gli spazi. Oltre a questo è sempre possibile tutti i giorni in orario di ufficio firmare presso la segreteria generale del comune qui in piazza Indipendenza al piano terra, in poche parole, tutto qui. Io adesso vorrei dare la parola a Mina e a Paolo perché affrontiamo un momento in cui rileggiamo i passi di alcuni libri di Pier Giorgio Welby e di Mina, quindi avremo un po' una sorta di dialogo, queste due voci che sono state fondamentali per l'avvio di uno dei diritti, forse il diritto maggiore, che è quello della autodeterminazione. Per cui do la parola a Paolo Izzo e poi Mina ci parlerà di questo. Se un medico vi dicesse: lei ha una malattia incurabile e le resta poco da vivere, però noi potremmo farle un buco in pancia, gastrostomia, per poterla alimentare. Poi le praticheremo un foro nel collo, tracheostomia, per permetterle di respirare. Le introdurremo un tubicino nell'uretra, catetere vescicale, per consentirle di urinare. Un'infermiera le svuoterà giornalmente l'intestino. Naturalmente dovremo sottoporla a forti terapie antibiotiche per contenere le infezioni causate dai tubi. Inevitabilmente dovrà sopportare i decubiti, piaghe dolorose che corrodono la carne fino all'osso, però lei potrà vivere anche un anno o più. Se un medico vi dicesse: lei ha una malattia incurabile e le resta poco da vivere, però noi potremmo ridurre le sue sofferenze al minimo e su sua richiesta procurarle una morte indolore. Purtroppo la scienza ha i suoi limiti. Da quale medico vorreste essere curati? L'errore più banale, la trappola più comune, è credere che a fronteggiarsi sia chi è a favore della vita e chi è a favore non è. In realtà, a fronteggiarsi sono il dubbio e la certezza. Da una parte c'è una presa d'atto che l'uomo è quello che è, non quello che vorremmo che fosse. Dall'altra parte si vorrebbe che l'uomo fosse ciò che non è. Siamo quel che siamo perché abbiamo contrastato la natura, che abbiamo scoperto a nostre spese essere matrigna e non madre. Siamo quel che siamo perché abbiamo contrastato tutte le leggi che volevano rinchiuderci nella caverna platonica, schiavi tremanti di ombre sconosciute. Siamo quel che siamo perché abbiamo sempre sperato che ai nostri figli fossero risparmiate le nostre sofferenze e abbiamo cercato di metterli nelle condizioni migliori per affrontare la vita. Siamo quel che siamo perché alla verità unica abbiamo opposto una realtà multiversa, polisemica e pragmatica.
mentre la verità unica per affermarsi ha molto spesso fatto ricorso alla menzogna diffusa o allo strabismo ideologico molto praticato da cattolici e politici. Questo è Pier Giorgio, da Lasciatemi morire. Io adesso passerei a leggere alcuni brani di questa intervista, di questo libro scritto a quattro mani con Pino Giannini da Mina, che è uscito nel 2010, si chiama L'ultimo gesto d'amore, e che, mi diceva Mina, è in riedizione con un nuovo editore a breve, perché questi libri sono attualmente introvabili. Partiamo da questo libro del 2010 per poi fare un confronto con quello che avviene oggi. Mina, quando Pino Giannini le chiede quando Pier Giorgio si è dedicato, ha iniziato a dedicarsi alla battaglia civile sull'eutanasia e sulla scelta di fine vita, Mina risponde: farsi portavoce del diritto all'autodeterminazione non è stata un'iniziativa sentita politicamente. Fin da quando era solo un ragazzo, mio marito non ha mai voluto contatti nemmeno con l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Si era rivolto a loro solo inizialmente per farsi dare alcune medicine per il dimagrimento, degli anfetaminici, medicinali che gli servivano per sentirsi più su di tono. Con il tempo però ha lasciato perdere e non c'è più andato, non poteva più camminare e allora ho iniziato ad andarci io. Portavo a casa le novità e gli raccontavo quello che si diceva in sede. Lo aggiornavo sul nuovo statuto e sui ragazzi studenti distrofici proclamatisi in autogestione. La UILDM era diventata un'associazione autogestita da distrofici e quei ragazzi erano l'odierno direttore sanitario della UILDM Lazio, Fortunato Mangiola, e la deputata Eliana Argentin. All'epoca dei fatti erano solo studenti, però volevano veramente fare qualcosa per le persone colpite da questa patologia. Volevano realmente dare una possibilità di vita autogestita alle persone affette da distrofia già allora, alla fine degli anni 70. Pier Giorgio però non voleva aderire a un'associazione di malati, non voleva capire che erano malati particolari, desiderosi di autogestire una propria vita indipendente. Lui invece voleva essere indipendente da solo, in mezzo alla gente comune, non ai malati. Nel 1997, con l'avanzamento della malattia, fu costretto a ricoverarsi. Prima di quel momento non aveva mai fatto prelievi per studiare il suo tipo di distrofia, perché pensava che non servisse a nulla. Quando glielo avevano proposto, rispose che non avrebbero trovato nulla a causa dello stato arretrato in cui versava la ricerca italiana. Teleton ancora non esisteva e non si sapeva nulla nemmeno degli studi su altre malattie. In ospedale venne il neurologo della ULDM e Piero acconsentì al prelievo di sangue che fu mandato a Torino nei laboratori Teleton. Fu trovato il gene del suo tipo di distrofia. Il medico era stato ben sicuro che non fosse il tipo Duchenne, distrofia giovanile molto grave che inizia in età infantile, ha uno sviluppo terribile e purtroppo causa tante morti nell'età ancora giovane. Solo recentemente si è riusciti a fare un passo avanti, prolungando la vita di altri 15 anni a questi malati, con la speranza di trovare delle terapie anche geniche. Sperando che la scienza fosse riuscita a trovare un modo per migliorare la vita dei distrofici, Piero donò per la prima volta la sua goccia di sangue, come diceva lui, per la ricerca. E quando sentì che avevano trovato il gene della sua malattia e del suo tipo, tirò un sospiro di sollievo. Almeno ho fatto qualcosa anche per gli altri. Era questo che contava per lui. E aiutare chi viveva la sua stessa condizione divenne ancora più importante quando conobbe l'associazione Luca Coscioni, di cui avevamo sentito parlare solo su Radio Radicale. In seguito ha collaborato direttamente con Luca Coscioni ed è voluto entrare nei radicali, voleva essere radicale, inizialmente soltanto per ottenere una legge sull'eutanasia. E fu così che si iscrisse ai radicali, sentiva di dover fare qualcosa, ancora non capiva e non sapeva quanto avrebbe lavorato e lottato. Ecco, adesso ce lo racconta Mina, quanto ha lavorato e lottato Piero. Sì, grazie Paolo. Queste sono, sono due piccole pagine raccontate di Pier Giorgio, si può dire, anche con le parole mie, perché non si esaurisce lì la sua vita. Noi abbiamo vissuto per tanti anni insieme, ci siamo conosciuti nel 73,
abbiamo convissuto dal 78, ci siamo sposati nell'80 e fino al 2006 abbiamo vissuto insieme. E praticamente fino al 97 non abbiamo mai chiesto assistenza alla ASL, non ci serve, non abbiamo chiesto al comune, anzi, perché la ASL non ci avrebbe dovuto dare assistenza, la cosa sarebbe stata il municipio, il comune di Roma, che avrebbe potuto darci una mano mandandoci magari delle persone per sollevarmi qualche volta e farmi andare da sola al cinema, che ne so, ma questo io non sentivo necessario. Abbiamo vissuto insieme, siamo andati insieme a pesca, abbiamo fatto le fotografie insieme, lui dipingeva, io facevo il garzone di bottega. E lui disegnava i suoi bozzetti con la matita, io li portavo in scala ingrandito sulla tela con la matita, come facevano i garzoni nel Medioevo e poi nel Rinascimento, dove l'artista faceva questi disegni e i garzoni dovevano poi fare con una mappatura e portare questo disegno sul grande muro, così che l'artista poteva dipingere e fare veramente un'opera d'arte. Ecco, così siamo andati avanti fin quando nel 97 Pier Giorgio in primavera sentì che aveva appunto difficoltà respiratorie, ma lui me l'aveva già detto, lui non mi avrebbe voluto sposare, ha detto tu così saresti libera quando non ce la fai più a sopportare la mia vita terribile verso la fine, tu te ne puoi andare e mi lasci in cura all'ospedale o in una casa di cura. Qualche cosa succederà, tanto io poi morirò soffocato. Ma che stai pensando? Ma possiamo anche morire tutti e due insieme andando in macchina, ci può cascare qualche cosa in testa, possiamo avere un incidente, ci possiamo ammalare, ci sono tanti modi, mica dobbiamo pensare come moriamo una volta. Io credo che nessuno di noi pensa già avanti che cosa ci succederà. Volevo veramente portare serenità a questa persona che aspettava solo di morire, perché questo era, all'inizio non si sapeva quanto tempo e che cosa, in che cosa consisteva appunto l'evoluzione della distrofia muscolare, perché non si capiva ancora la differenza delle varie distrofie. Lui aveva la faccia scapolo-omerale, cioè la parte superiore, viso, collo, eccetera. E era poi anche un tipo molto complicato perché era mischiato con un altro gene che aveva poi portato anche alla non più poter respirare alla fine, alla insufficienza respiratoria. Ecco, così siamo andati avanti e nella primavera del 97 mi disse: Mina, se ho l'insufficienza respiratoria non portarmi in ospedale. Ok, va bene. Noi pensavamo, tutte e due, perché nessuno di noi aveva mai avuto un'esperienza anche da altre persone, che cosa succedeva quando uno ha insufficienza respiratoria. Lui aveva un cuore forte e quindi quando c'è il cuore forte pompa tanto perché cerca ossigeno. Lui poi è andato in coma, ma prima di andare in coma mi disse: aiutami, e che cosa dovevo fare? Voi che cosa avreste fatto? Avreste chiamato l'ambulanza, e io ho fatto quello.
Lui poi è arrabbiato, perché lo dice poi anche nel Lasciatemi morire. Quel giorno tutti i semafori erano aperti e sono arrivato vivo ancora in pronto soccorso. Però il medico lì, vedendo l'impegnativa che aveva scritto il medico la notte scorsa, c'era distrofia muscolare e lì il medico non mi doveva intubare, mi doveva lasciar morire. Questa era secondo lui la cosa giusta. Ma il medico non l'ha fatto, lo ha intubato, è andato in rianimazione, è tornato a casa e ha detto a papà: papà, sparami. Io quando l'ho sentito, papà è uscito dalla stanza e per molti giorni non è entrato più. Però insieme all'infermiera che mi ha aiutato, siamo riusciti poi di nuovo a dargli forza e vitalità. Ha detto: senti Piero, l'infermiera vorrebbe diventare infermiera professionale e dovrebbe fare però il corso. Lei non può fare il corso all'università perché non ha la maturità. La vogliamo aiutare. Io lo spingevo in una maniera per aiutarlo a motivargli la vita, di motivargli il voler vivere. Ah, sì. Beh, tu le fai matematica, fisica, chimica, biologia, e io faccio storia, geografia, filosofia, tutte quelle cose lì. E italiano, va bene. Allora, abbiamo cominciato, lui ancora sul letto, e abbiamo aiutato Stefania a fare questo esame. Così sono passati i mesi, poi, ecco, sono passati gli anni. Pier Giorgio se ne era accorto poi a un certo punto che poteva ancora respirare senza respiratore automatico quando era seduto. E questa era una scoperta che lo riempiva di gioia. Siamo potuti ancora uscire, andare a pesca, quello che per lui era una cosa importante. E chi avrà tempo di venire domani lo vedrà anche nel video, c'è una di quelle scene dove fa dei molti scherzi, insomma delle uscite scherzose. Ecco, così la vita va avanti. Lui poi non poteva più dipingere perché non poteva più muovere le braccia, però lo faceva poi sul computer, aveva un programma di grafica. Ecco, questo era poi spingere avanti la vita, motivando sempre con altre cose, inventando insieme a me delle cose per poter ancora dire: ecco, questo mi aiuta ancora a vivere. Però se io oggi leggo le sue poesie, i suoi scritti, anche Ocean Terminal, il suo libro, lì trovo delle note molto dure dove so che lui in quel tempo non si faceva accorgere da me quanto soffrisse. Lui non voleva che io sapessi. Quindi è stato una persona al di sopra anche del dolore, delle difficoltà, per amore per me. Quindi io ho veramente non soltanto grande ammirazione, ma quando poi alla fine lui chiese, appunto, come abbiamo letto prima, che cosa, quale medico vorreste scegliere, il medico che vi lascia morire o il medico che vi porta avanti a curare? Ecco, allora anch'io quell'ultimo momento ho detto: va bene Piero, tu hai ragione, non dobbiamo andare più avanti e soffrire ancora di più. Nel brano che ho letto prima dalla tua intervista, Ultimo gesto d'amore, tu a un certo punto ti lasci scappare questa parola, eutanasia. Sì. E il giornalista giustamente ne approfitta per chiederti: ma perché la gente è contraria? Perché? E tu rispondi: ero contraria anche io, lo ammetto.
Sapevo che in Olanda e in Belgio nel 2002 era stata varata una legge sull'eutanasia grazie alla quale i malati, in particolare quelli affetti da patologie oncologiche, potevano chiedere al medico di essere lasciati morire quando il dolore diventava insopportabile. Il dottore che accettava la richiesta somministrava al suo paziente una medicina composta da potenti anestetici. Quando Pier Giorgio, tornato a casa dal suo ricovero, cominciò a parlare di eutanasia, per me fu uno shock. Mi ripeteva: voglio l'eutanasia. E arrivò a chiederla al medico, ma lui non lo assecondò. No, gli rispose, senza usare mezzi termini. Questo non si può fare in Italia, la legge lo proibisce, l'eutanasia è un omicidio. Pier aveva studiato che cosa vuol dire il concetto di buona morte e lo classificò. C'è eutanasia e eutanasia. Io voglio la buona morte, una morte tranquilla, una morte opportuna. La chiamava così, morte opportuna. Sosteneva che la cura medica non deve diventare un prolungamento del morire. Aveva capito che invece con la tracheostomia e il ventilatore attaccato alla sua stomia e al collo con il tubo, la sua sofferenza era destinata a prolungarsi. Si era reso conto che non sarebbe più morto per mancanza d'aria. Era consapevole del fatto che lo stato fisico in cui si trovava si sarebbe prolungato negli anni, mentre contemporaneamente la distrofia avrebbe continuato il suo avanzamento. Piero scrisse una lettera anche al professor Francesco D'Agostino, ordinario di filosofia del diritto e presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica. Lui gli rispose con una lettera molto sentita, in cui spiegava quanto fosse difficile rispondere a una persona come Pier Giorgio, che si esprimeva con parole così misurate ma al tempo stesso convincenti, espresse in una maniera decisa ma senza violenza. D'Agostino scrisse che dimostrava tutta la sua solidarietà e la risposta di Piero fu che in sala di rianimazione la solidarietà è una parola senza diritto di essere, è una moneta fuori corso. Queste sono esattamente le parole pronunciate da Pier Giorgio. Torniamo alla battaglia di oggi, sì. Cioè c'è la solidarietà in qualche modo espressa da chi che sia, però magari c'è una legge di iniziativa popolare in Parlamento da quasi 3 anni, sì. E 2 anni e mezzo e non viene nemmeno discussa. Sì. Ecco. Tu adesso la battaglia per l'eutanasia e per le scelte di fine vita, sì, la stai conducendo tu, sì, hai preso il testimone. Purtroppo ci sono troppe persone, anche politici, che si limitano a dire: oh poverino, non posso far niente. No, i politici possono fare, tutti noi possiamo fare. Ecco, voi qui potete anche firmare, poi al tavolo c'è anche, mi sembra che l'autenticatore. C'è, sì, l'autenticatore, per esempio per il testamento biologico, cioè dove la persona può scegliere come essere curato alla fine della vita, quando non può più rispondere al medico, quando non può dire che quello che vuole o non vuole. Quindi non è che soltanto che si possa scrivere io non voglio essere rianimato, non voglio la trasfusione, non voglio la tracheotomia, non voglio la nutrizione artificiale. No, possiamo anche dire io voglio tutte le cure possibili, immaginabili per svegliarmi, per vivere, per continuare ancora a vivere. E anche se dovessi vivere in uno stato come Eduardo Englaro, in condizioni di stato vegetativo, io voglio vivere anche così, perché per me io non voglio morire. Ecco, anche questo possiamo, questo è per il testamento biologico, qui a Pomezia, dove adesso si raccolgono le firme, sono 1500, quindi cercate anche tra i vostri amici altre persone che vadano al comune a firmare per poter fare questa delibera al comune, dove poi le persone possono portare il loro testamento biologico e dire: per il momento, quando eventualmente potrebbe succedere, non possono più decidere per sé, il medico vede quello che c'è scritto. Mi starete domandando: ma se non c'è una legge dello Stato, che utilità ha? I medici, se sono bravi medici, si ricordano che nella Costituzione, all'articolo 32, ci sono scritte cose ben precise, cioè che una persona non è obbligata
a subire dei trattamenti sanitari se non li vuole. Quindi se una persona lascia scritto che non vuole determinate cose, il medico non lo deve fare. Naturalmente fare il testamento biologico non è una cosa semplice, bisogna molto bene studiarlo e ponderare il più, il meno, il pro e il contro, e poi magari farlo anche insieme al medico, perché se per esempio io soffro di una malattia cardiaca o una malattia renale, allora ci sono determinate cose che devo seguire e posso essere guarito o posso magari non essere guarito perché è gravissimo, e quindi il medico può fare quello che io ho lasciato scritto. Ecco, questa è una cosa che si può fare così tra noi. E perché lo facciamo nei comuni? Sono molti comuni, sono oltre 150, e sono circa 25% di tutta Italia, perché sono anche città grandi che hanno deliberato su questa proposta di delibera, e i cittadini sono 25% dei cittadini italiani che possono portare il loro testamento biologico nei comuni. Sono ancora troppo pochi che lo fanno, perché non c'è abbastanza sensibilità, non ci si pensa all'utilità, questo è. E poi perché lo facciamo nei comuni? Perché i comuni, stando accanto ai cittadini, specialmente nelle cittadine così grandi come Pomezia, questo è un là al Parlamento, perché nel Parlamento c'è appunto la proposta di legge sull'eutanasia legale, cioè il rifiuto dei trattamenti sanitari, e la liceità dell'eutanasia. In più c'è anche un articolo che il testamento biologico sia legale e abbia valore legale. Quindi il Parlamento non ha l'attenzione di tirare fuori, di calendarizzare quella proposta di legge che molti di voi negli anni passati hanno firmato, anzi 2 anni fa hanno firmato, è stato depositato il 13 settembre del 2013 e ancora non l'hanno nemmeno messo in calendario, non è stato ancora discusso nelle commissioni. E quindi è una cosa importantissima, abbiamo dei malati che hanno chiesto al Parlamento, Max Fanelli, un malato di SLA gravissimo che ha ancora un occhio solo col quale scrive, e scrive ancora dei pezzi dove impiega ore per fare un messaggio. C'è a Roma Luigi Brunori, c'è Ida Rescenzo, malata di distrofia muscolare, e anche Brunori è malato di SLA. Anche loro fanno la battaglia appunto a favore di questa proposta di legge che venga calendarizzata, ma non c'è peggior sordo dei nostri parlamentari che non vogliono sentire. Ecco, noi andiamo avanti, e in più a Roma con Marco Cappato e Gustavo Fraticelli abbiamo fondato un'associazione, SOS Eutanasia. Io sono presidente di questa associazione e diamo aiuto alle persone che vogliono andare in Svizzera perché hanno magari una malattia gravissima, non vogliono più continuare a soffrire e quindi ci chiedono informazioni dove andare in Svizzera, ci chiedono gli indirizzi, di mettersi in contatto, diamo anche l'aiuto logistico, diamo anche la possibilità di accompagnarli. Io avrei dovuto accompagnare una signora a giugno
avevamo già tutto pronto, biglietti dell'aereo, abbiamo già prenotato un albergo. La signora una settimana prima della partenza ha detto no, non parto più. Anche se la mia vita è difficile, è insopportabile, ma credo che abbia ancora un valore importante per me. Voglio ancora vivere come meglio posso. E allora ho detto, tu al medico devi chiedere che ti aiuti a portare avanti questa sofferenza senza soffrire troppo. Infatti il medico l'ha aiutata e dopo 40 giorni lei è riuscita a morire veramente tranquillamente. Ecco, noi andiamo avanti così. E sono, non mi ricordo adesso quanti sono, mi sembra che sono stati, quanti sono stati le persone che ci hanno chiesto quest'anno informazioni? Quanto? 85 da marzo scorso, hanno chiesto 85 persone le informazioni, erano tutte persone malate, o per se stesse o per qualcuno che loro amici. E noi contiamo solo le persone non anonime, ma nome e cognome. Quindi e noi ci mettiamo anche in pericolo di essere arrestati e avere 5 anni di galera per aiuto, per incentivo al suicidio. Capito? La legge ora? Ah no. Riprendo un passaggio perché è sempre del libro tuo, del tuo racconto su quello che pensava Pier Giorgio, perché è importante, perché in realtà adesso abbiamo parlato di legge, ma in vigore c'è quella Calabrò ancora. Cioè, no, non è in vigore. No, diciamo che c'è la questione che regola per esempio la nutrizione, la differenza tra la nutrizione e il sostegno terapeutico. Sì, allora, perché qua era... negli anni, voi vi ricordate, Eluana Englaro è morta nel 2009. Nel 2009 Berlusconi voleva fare un decreto il quale... Per fermare appunto i medici che dovevano lasciar morire Eluana Englaro. Il Presidente della Repubblica questo decreto non l'ha firmato. Allora che cosa si è fatto? Il decreto va in Senato, il Senato doveva fare una legge velocemente il 9 febbraio del 2009. Che cosa è successo? Proprio quella sera alle 8:30 morì Eluana Englaro. E questo era, e lì voi avrete forse sentito anche, c'erano anche i video, l'hanno ammazzata, è stata uccisa, il padre era un assassino, insomma è stato anche accusato di omicidio della figlia, Beppino Englaro, con tutta l'equipe che erano 14 persone che hanno assistito Eluana Englaro, sono state tutte indagate e accusate di omicidio, però sono state tutte prosciolte, sono state tutte indenni, non avevano ucciso proprio nessuno, perché era possibile fare una cosa del genere. Ecco, questa, dopo di questo è successo che il senatore Calabrò fece una proposta di legge sgrammaticata e pazzesca e è andata avanti per 2 anni, discussione dal Senato, poi è uscito ancora peggio di prima di quello che l'avesse scritto il senatore. Quindi la nutrizione era obbligatoria, specialmente se le persone erano disabili. Quindi già per i disabili era una costrizione, un'ingiustizia, perché un disabile deve essere guardato con la stessa dignità come una persona normale. Quindi non è che per un disabile devono vigere delle leggi più pesanti, no, assolutamente no, sarebbe sbagliato.
Ecco, e poi alla fine di tutto, ecco un'altra cosa, e la nutrizione non poteva essere staccata prima che il cervello non avesse più non c'erano più come si dice, segnali elettrici, segnali vitali. Ma allora se è morto, che cosa vogliamo dire? Il medico poi alla fine, se la persona aveva scritto un testamento biologico, non doveva eseguire quello che c'era scritto, ma doveva eseguire quello che credeva lui fosse meglio per il malato. Ma che cosa è meglio per il malato? Chi lo può decidere? Io credo che prima il malato stesso e i suoi parenti che lo possono fare, il suo fiduciario. Ecco, quindi una legge più sgrammaticata di questa non poteva nascere. Quindi questa non è in vigore, perché è rimasta poi, è tornata in Camera dei Deputati e doveva poi ritornare di nuovo in Senato per un'altra votazione, ma lì si è fermata perché è caduto il governo. È venuto il governo Monti e lì è morto questa legge in un cassetto. E non la tiriamo fuori davvero. C'è la proposta di legge che molti di voi hanno firmato, quello che io avevo detto prima, ed è stata anche presa in considerazione da Luigi Manconi e Francesco, un senatore di Bolzano comunque, e altri senatori l'hanno firmata e vogliono proporla in Senato, però tutto tace, nessuno fa nulla. Ci sono alcuni deputati e senatori che siamo riusciti a convogliare e a, come dire, a sensibilizzare. Erano 35 all'inizio, adesso siamo saliti a 250. Non sono troppi, sono ancora pochi, perché sono più di 1000 i parlamentari. E quindi noi vorremmo che siano in modo particolare i capigruppo e poi i presidenti delle commissioni in modo particolare a essere sensibili. Ma è molto difficile, perché proprio i capigruppo e i presidenti delle commissioni sono proprio quelli che per la vita, sì, la vita è intangibile, non si può toccare, perché l'abbiamo avuto da Dio e non possiamo fare nulla contro la nostra vita. E quindi di chi è la nostra vita? È nostra o di qualcun altro? Anche se abbiamo fede, ma io credo, quando riceviamo un dono, credo che noi possiamo decidere anche sulla nostra vita, perché per esempio, adesso ricordo qui un piccolo episodio, quando morì Pier Giorgio, il giorno dopo sul muro della casa di fronte alla nostra, al palazzo di fronte, c'era scritto «Mejor morir che perder la vita», in spagnolo, meglio morire che perdere la vita. Quindi non la perdiamo, ma morire è il corpo che muore, e questa persona considerava la vita continua, però non la vita corporale, ma la vita è un'altra cosa, è di più, non è soltanto il respiro, la digestione, il battito cardiaco, è molto, ma molto, ma molto di più. E quindi anche il ricordo, il vivere ancora di Pier Giorgio con le sue parole, io credo che ancora la vita sua continua.
qualcosa da Pier Giorgio. Sì. Leggo. Sì. E continua anche attraverso la scrittura di Pier Giorgio. Il giovane degli anni 60. Era il 6 agosto del 45, alle 8:15, e il nostro Inola, mentre sorvolava Hiroshima, ha allargato le chiappe e slop. Ha lasciato cadere un solo uovo di basilisco e puff, 150.000, aspetta che lo scrivo, 150.000, liquefatti, sublimati, calcinati, spalmati sui muri come macchie d'unto sui pantaloni. Di che? Ma di giapponesi, no? Uomini, donne, bambini, vecchi, e mi dispiace per gli animalisti, non so quanti cani, gatti, canarini, pappagalli abbiano fatto la stessa fine. Quanti soldati? E che cazzo c'entrano i soldati? Quella era una bomba dimostrativa, una bomba democratica, una bomba a stelle e strisce che assicura la pace. Come diceva quel vecchio puttaniere di Kant, Zum ewigen Frieden. Zum ewigen Frieden. Zum ewigen Frieden. Iscritti a forza nel club della pace eterna. A 18 anni entrai nella mischia, a 21 ne uscii ricco. Morte di un commesso viaggiatore, Arthur Miller, il sogno americano. A 18 anni entrai nella mischia, a 21 facevo la fila per un bicchierino di metadone. Morte di un emarginato, Arthur Strons, il sogno tuscolano. Rapporto con la madre. Quella puttana dell'ostetrica ha fatto male il suo lavoro. Quando sono nato non si è accorta che accanto al solito cordone ombelicale ne avevo un altro meno visibile ma più resistente. Lei ha tagliato il più appariscente senza curarsi di controllare bene. Così sono cresciuto con questa appendice elastica che mi ha tenuto sempre unito a mia madre. Come tutti gli elastici consente una certa libertà. All'inizio si lascia tendere con facilità, ma più la distanza aumenta, più la tensione si fa forte, fino a quando con uno strappo feroce mi riporta tra le braccia di mamma. Stronzone fottuto, che aspetti? Taglialo te. E che non ci ho pensato. Rapporto con il padre. Ti ho visto vivere, ma non ti ho visto morire. Ogni giorno, raschiando dalle ossa un rimasuglio di vita, mi chiedo come sia stato possibile. La nostra BSA, le viti e i bulloni, il carburatore sporco e le fasce elastiche bruciate, l'odore penetrante del mastice, le mani unte di grasso, tu e io sempre insieme, tu e io nella pioggia e nel sole. La tua pazienza e i miei occhi innocenti, la tua mano, il tuo corpo enorme, smisurato, possente, le tue radici profonde che mi scavavano dentro l'anima. Ti ho visto vivere, ma non ti ho visto morire. Quanto eri piccolo, seduto sul divano letto, non farmi portare via. Grandi erano i tuoi occhi velati di un azzurro spento, come lo sguardo di Diana mentre il veterinario le iniettava il Tanax. Ti ho lasciato portare via illudendoti e illudendomi. Tornerai come sempre, tornerai, tornerai. Non ti ho visto morire. Era il compagno dei cinghiali, il cugino delle lepri, degli scoiattoli, e la vita scuoteva la sua anima come il vento dell'est scuote i grappoli arancioni dei sorbi selvatici. La malattia. Uscendo dall'ospedale ti assale l'assurda fantasia che nel mondo sia cambiato qualcosa. Pensi che l'orrore che ti ha colpito debba in qualche modo riflettersi sui volti della gente, sui muri, nel volo dei piccioni. Aspetti ansioso che da un momento all'altro il cielo si squarci e un triangolo al neon con un occhio al centro ti illumini e una voce tonante gridi: «Nessuno tocchi Caino!» Beh, non proprio nessuno tocchi Caino, basterebbe che dicesse qualcuno dia una mano a Caino. Ma nessun grido, nessuna complice partecipazione, nessuna amorevole pietà. Sei un ricatto vivente, uno scomodo memento mori. Sei la cattiva coscienza che agita i sonni. Sei un ammonimento inquietante per un'umanità convinta di aver conquistato l'immortalità comprando una bustina di integratori, mangiando crusca e yogurt, lavandosi i denti 3 volte al giorno, facendosi il check-up 1 volta all'anno, scopando con 2 preservativi infilati sull'uccello. Insomma, quella gente normale che ogni domenica, indossata un Adidas, corre nei parchi cittadini. Un giro in più e un'altra manciata di anni è assicurata. Poi arrivi tu, e mentre gli rotoli davanti,
con le braccia penzoloni e la testa cadente. Il loro cuore accelera e anche la loro andatura aumenta, ma la tua immagine gli resta nel cervello, imprigionata come una vespa in un bicchiere capovolto. Zzz, zzz. E se capitasse a me cosa farei? Zzz, zzz. Come si può continuare a vivere in quelle condizioni? Zzz, zzz. Io non ci riuscirei mai. Zzz, zzz. Meglio un colpo di pistola. E rassicurati da questa scappatoia, alla prima curva scattano e spariscono dietro una siepe di mortella. Io resto qui e senza tirarmi un colpo di pistola continuo, insieme a tutti gli altri nelle mie stesse condizioni, a domandarmi perché sia dovuta capitare proprio a me, perché mentre le persone normali contano i chili in più, io debba contare i giorni che mi restano. Chiudo con il bambino, perché racchiude tutto. Dovevo essere molto malato se rifiutavo perfino la crema con la scorza di limone e lasciavo il corrierino dei piccoli sul comodino senza nemmeno averlo sfogliato. Ci vorrebbe la penicillina. Gli americani, loro sì che ce l'hanno. Ho sentito che potrebbe trovarla se... Non parlavano d'altro e raccontavano storie di persone in condizioni disperate che erano state salvate dalla penicillina. Io fantasticavo, complice la febbre, su quella medicina miracolosa e introvabile. Una notte sognai che la camera da letto si era tramutata in una di quelle grotte, abitate da zingari e disperate, costruite al riparo degli archi dell'acquedotto romano vicino al Mandrione, e che catturavano la mia attenzione ogni qualvolta, passando di là, andavamo a trovare la nonna al Quadraro. Scoprivo nel loro squallore, in quel degrado fatto di bimbi seminudi, donne vestite di nero e con il capo coperto da lunghi scialli, galline che entravano e uscivano dalle porte scardinate, un'epifania della natività. Quelle catapecchie erano per me tante capanne di Natale, dove da un momento all'altro sarebbe nato Gesù. E allora angeli e cherubini, pastori e viandanti si sarebbero fermati tra quei ruderi a pregare. Nel sogno io stavo al centro del letto. Mio padre sedeva sprofondato nella bassa poltrona di velluto bordeaux e leggeva il giornale. Mia madre era avvolta dal velo di merletto con il quale copriva i capelli prima di entrare in chiesa e pregava rivolta verso di me, leggermente di tre quarti, un po' come le Madonne del Lorenzetti. I miei parenti erano sparsi per la stanza e di alcuni vedevo solo le sagome scure perse nell'ombra del corridoio. Soltanto io potevo muovermi. Tutti i presenti erano curiosamente pietrificati in movimenti incompiuti. Un braccio teso nell'aria, un passo interrotto, un volto distorto da un grido, da un'esclamazione di meraviglia. Il tetto della stanza era in parte crollato e un cielo di carta, quella carta della pasta color azzurro intenso che usavamo per il presepe, punteggiato da stelle di stagnola, era attraversato da una cometa scintillante. «Arrivano!» Il grido si propagò rimbalzando di bocca in bocca. «Arrivano! Arrivano!» Mi sedetti sul letto e guardai verso il corridoio. Li vidi. Erano i re magi del mio presepe. Li riconobbi subito perché Gaspare, il re moro, aveva la testa piegata in un modo curioso. Una volta mi era scivolato dalle mani e cadendo malamente era rimasto decapitato. L'operazione di restauro, mal riuscita, lo aveva condannato a quella posa innaturale di persona afflitta da un tremendo torcicollo. I tre re rimasero fermi davanti al letto. Mia madre prese i doni che stringevano tra le mani e posandoli sul comodino disse: «Piero, guarda cosa ti hanno portato gli americani! Oro, incenso, penicillina!» Finalmente in sogno mi veniva svelato il mistero della mirra, non avendo mai capito cosa fosse e nessuno aveva saputo dirmelo. Al mattino raccontai il sogno a mia madre, che mi ascoltò stranamente interessata, e man mano che parlavo vedevo i suoi occhi diventare sempre più lucidi. Quando ebbe finito di raccontare mi strinse al petto e premette con forza le labbra sulla fronte, poi guardandomi meravigliata esclamò: «Non hai più febbre!»
sei fresco come una rosa, è un miracolo. Miracolo o no, io da quel giorno non ebbi più la febbre. E come disse il dottor De Cesaris, ce l'avevamo fatta anche senza penicillina. Ma su questo punto non ero del tutto d'accordo. Ecco, vedete Pier Giorgio, lì non ci sono soltanto note di morte, di morire, di battaglia, ma ha scritto anche molto, molto bene e anche divertente, anche ironicamente. Qui è un racconto, l'ultimo racconto è un racconto, da una parte è vero, perché lui quando aveva 4 anni aveva avuto una polmonite. E a quei tempi, lui è nato nel 45, negli anni 50 ancora non esisteva la penicillina in Italia. Sì, ce l'avevano magari i soldati americani. Ed è successo anche per esempio al mio paese, una mia compagna di scuola, la sua maestra è andata dagli americani e ha chiesto al medico di andare a trovarla e l'ha guarita con la penicillina, perché stava veramente per morire. E Pier Giorgio però, forte, qui dice appunto per lui era senza penicillina, era guarito. Però lui non era proprio del tutto d'accordo, perché nel sonno lui aveva gli avevano portato appunto la penicillina. Poi gli altri pezzi che hai letto, per esempio il rapporto con la mamma e il rapporto col papà, sono esattamente così come io l'ho vissuti anche a casa. Era una fortissima dipendenza dalla madre, e dipendenza anche in un certo senso nociva quasi, perché è un amore-odio tra madre e figlio. Invece col padre erano compagnoni, loro facevano tutto insieme. Papà smontava per esempio la motocicletta perché la doveva pulire e incaricava lui di rimontarla, e dice: mi avanzavano sempre dei pezzi. Allora dovevo di nuovo smontare, e papà poi dice: guarda qui che cosa hai sbagliato, eccetera. Insomma, gli insegnava anche a rimontare la motocicletta e a pulirla. Quando la famiglia poi andava fuori, andavano su verso Parma a trovare la madrina della mamma, con la BSA, come lui appunto qui racconta, tutta la famiglia viaggiava. Il cane, Pier Giorgio, la mamma, il papà e la sorella, tutto sulla BSA, non c'era il sidecar. Oggi non so se potrebbe fare un viaggio simile, non credo che qualcuno viaggia in questa maniera, al massimo ci vanno due, ma lì erano 5 insieme al cane in un cestino. Sì, e poi anche grandi, perché Pier Giorgio era abbastanza alto, anche già da bambino. Ecco, queste sono delle note prese dal suo libro Ocean Terminal. Quelle che abbiamo sentito prima sono del libro Lasciatemi Morire, che poi erano state scelte e estratti dal suo blog, che c'è ancora, Calibano. Il Calibano, cannocchiale.it, dove ci sono ancora i suoi editoriali. Su in alto c'è un link, cliccando lì sopra trovate i suoi editoriali molto puntuti, dove cercava sempre anche di dare una nota di ironia per non essere troppo pesante. Lui cercava di scrivere in questa maniera, questo è il suo modo di scrivere, anche un po' come fa Paolo, sì, nelle sue lettere eretiche. Ecco, io hai ancora qualche cosa da leggere? No. Ecco, io non so, possiamo concludere, oppure fare delle domande? Non so. Sì, se qualcuno vuole fare domande. Leggiamo la lettera di Max prima, che dice. Certo, sì. Perfetto. Allora, quando ho scritto a Mina per organizzare questo appuntamento, dico: Mina, ti va di ricordare
Pier Giorgio non tanto come uomo politico ma come artista, no? Faremo una cosa in una libreria. Mina disse subito di sì. Io penso che tramite le parole, il ricordo di Mina, l'interpretazione di Paolo, sia venuta fuori un po' questo aspetto, a volte non messo abbastanza in rilievo, di Pier Giorgio Welby come scrittore eclettico, tra l'altro, cioè, Terminale, secondo me è un libro molto divertente sotto alcuni aspetti, ecco. E io qui abbiamo concluso la lettura dei brani di Pier Giorgio e di Mina. E prima di passare alle domande, io vi ricordo che questa giornata, questa campagna che stiamo avviando è nata in seguito al sostegno che abbiamo ricevuto da parte di Max Fanelli. Noi avevamo avviato la campagna in un momento in cui l'associazione Luca Coscioni aveva avviato i due giorni di Io sto con Max, il 14 e 15 di novembre scorso. Ci siamo sentiti con Max, ci siamo scritti e lui ha voluto per questa giornata mandare un messaggio che noi abbiamo già letto stamattina in sala consiliare e che io penso valga la pena, Paolo, se ti va, di far riascoltare. Cari amici e caro Giuseppe, scrive da Senigallia proprio oggi. Mi chiamo Massimo Fanelli, ho 55 anni e da settembre 2013 sono malato di SLA. Vivo, o sarebbe meglio dire sopravvivo, grazie alla tracheotomia che mi permette di respirare e alla PEG con la quale vengo alimentato e curato. Una situazione aggravata dalla frustrazione dovuta alla consapevolezza che ci viene negata la libertà di decidere se e come accettare questa situazione e la dignità di sentirci uomini capaci di pensieri e decisioni. Sono contento che abbiate deciso di unirvi alle attività del movimento Io sto con Max e che, insieme ad altri movimenti, 200 parlamentari e alcuni partiti abbiano l'intenzione di unirvi per avviare una discussione parlamentare sul fine vita e in modo particolare di dare seguito alla legge di iniziativa popolare presentata dall'associazione Luca Coscioni, depositata alla Camera il 13 settembre 2013. Incontrarsi, discutere e condividere significa anche superare i tabù ideologici e i pregiudizi che ruotano intorno al termine eutanasia, strumentalizzato e frainteso, oltre che valorizzare i diritti dei morenti, trascurati insieme a tanti altri diritti civili da un legislatore di stampo medievale in questo contesto. Un carissimo e amichevole saluto lo voglio dedicare a Mina, per la dolcezza e determinazione con la quale porta avanti la battaglia iniziata da Pier Giorgio e dedicata a tutti noi. Ti avevo promesso, Mina, che avrei portato avanti la battaglia, come se Pier Giorgio mi avesse passato il testimone, e non mi fermerò fino a che non vedrò la legge sul tavolo della Boldrini o di Grasso. È un paio di sorprese con le quali riusciremo a mantenere la promessa. Non sarà la SLA a fermarci. Ti voglio bene. E ora, cari amici, mettiamocela tutta per la libertà, la dignità di ogni malato terminale, per essere liberi fino alla fine, per ogni uomo. Vi abbraccio tutti con grande stima. Max. Io darei ora spazio a domande. Prima vorrei solamente ringraziare davvero tanto Mina per essere stata qui da stamattina. Grazie a voi. Matteo Mainardi che ci ha stamattina illustrato lo stato della legge di eutanasia legale. E poi a Radio Radicale che è venuta a registrare l'evento, Liberi.tv e tutte le associazioni Sportello Donna, la libreria Odradek che ci ospita, la Casa dell'Albero e Tema, l'associazione Tema, che hanno comunque sostenuto l'iniziativa. Oggi è stata una giornata molto carica a Pomezia di iniziative, quindi siamo un po' suddivisi in tanti rivoletti.
sì, non siamo riusciti a far avere in libreria nessuno di, purtroppo, di questi libri di Pier Giorgio, però potete trovare, come diceva Mina prima, il libro di Paolo, Lettere eretiche, che vede la laicità proprio a 360 gradi ereticamente, non solo sulla questione dell'eutanasia, ma anche su diritti civili come le coppie di fatto e procreazione assistita, e eccetera eccetera. E se avete qualche domanda, prego. Arriveranno i libri? I libri di Pier Giorgio, quello di Mina so che è in ristampa, sì, vero? Sì. E Lasciatemi morire si trova abbastanza facilmente in... chiedere qui che lo ordinano, sì, lo ordinano loro. Ocean Terminal dovrebbe essere in ristampa, pure Ocean Terminal, Castelvecchi, sì. Castelvecchi. Sì. Se non avete domande, ricordo solo che si può firmare sempre in segreteria generale e che tutte le nostre iniziative vengono pubblicate in tempo quasi reale, se si riesce, sulla pagina Facebook Eutanasia Legale Pomezia. Lì trovate tutto quanto. Va bene? Prego. Nella dichiarazione dei redditi faccio questa opzione perché insomma è una onus, e quindi in che altro modo possiamo contribuire all'associazione Coscioni? Ecco, all'associazione Coscioni potete contribuire semplicemente anche solo con un contributo, poi dedicando anche il 5 per 1000, lo potete vedere sul sito come fare, www.associazionelucacoscioni.it, e ci sono i riferimenti. Oppure addirittura iscrivervi all'associazione Luca Coscioni, lo potete fare anche a rate, perché ammetto che per qualcuno può essere 100 euro di iscrizione all'anno, è gravoso, ma lo potete fare in 2-3 rate. Potete farlo direttamente sul sito oppure con una telefonata o con il vostro PayPal, sì, con PayPal oppure anche con un conto corrente postale o anche il bonifico. Mi sembra, il bonifico bancario, ecco, come volete. Ecco, in tutte le maniere potete aiutare l'associazione Luca Coscioni. Poi c'è un altro sito, eutanasialegale.it, dove specificamente possono essere dati dei piccoli contributi per appunto aiutare quelle persone che non hanno abbastanza denaro per andare in Svizzera, perché andare a fare lì una l'eutanasia per avere il suicidio assistito in gravi condizioni vuol dire dover spendere dalle 10 alle 12 mila euro e anche più. Quindi non tutti ce l'hanno, quindi è anche questo una cosa ingiusta, perché una persona povera che magari soffre molto di più non può permettersi a fare questa cosa, e noi in questa maniera, anche con questi contributi, diamo aiuto alle persone per potersi spostare, poter fare questa scelta, che sono scelte veramente gravose, difficili. A me due persone, io già ve l'avevo detto, di quella signora che avrei dovuto accompagnare, e lei alla fine ha detto no, ha perso naturalmente il denaro perché non gli è stato rimborsato nulla. E logicamente non aveva pagato ancora l'ultima tranche di quello che doveva pagare per i medici in Svizzera, quello ancora non era stato pagato. Oppure un'altra persona che mi ha scritto proprio pochi giorni fa, che lei 2 anni fa era andata in Svizzera, però a un certo punto ci ho ripensato, sono tornata indietro. Voglio ancora continuare a vivere, me lo posso permettere,
di avere aiuto, di farmi aiutare. Io sono una Lokedin, quindi una persona, Lokedin vuol dire imprigionata dentro, che non ha movimento, c'ha il pensiero, ha ancora poche possibilità di comunicare. E si può anche muovere, però con degli aiuti particolari, con una carrozzina particolare e persone che l'aiutano. Ecco, queste sono cose che le persone poi alla fine scelgono. Quindi non tutti di questi 85 persone che ci hanno contattato sono andati in Svizzera, però hanno chiesto informazioni e qualcuno ci è andato. Io faccio un ringraziamento perché lui li ha fatti tutti lui, ma si è escluso per... Quindi un grazie a Giuseppe Di Bella che ha animato questa giornata, l'ha organizzata, l'ha animata, l'ha resa molto particolare, ma la stessa battaglia sull'eutanasia qui a Pomezia, penso che lui sia il leader assoluto della raccolta delle firme, e non solo su questo ma anche sui referendum radicali, quando è stata la stagione nostra dei referendum. Insomma, Giuseppe è veramente un architrave in questa zona, come Franco Giacomelli lo è a Ostia, insomma, ecco. Anch'io mi unisco a ringraziare te. Grazie. Ringrazio la libreria e tutti quelli che hanno collaborato per questa riunione, questa lettura dei brani di Pier Giorgio e a farlo conoscere. Grazie. Ah, vi voglio anche dire, domani, il 20 dicembre, a Roma, chi vuole venire alle 4:15, quindi verso le 5, ci sarà un piccolo riassunto di quello che è stato fatto da Pier Giorgio fino ad oggi, e poi si farà vedere un documentario sulla sua vita. All you need is love. No. No. Love is all. Love is all. Amore è tutto. Love is all. Sì, come abbiamo il Beatles. Love is all. Autoritratto Pier Giorgio Welby. È un autoritratto vero e proprio, perché non c'è lui, non c'è un attore, ma ci sono i suoi lavori, le sue foto, le cose che ha fatto, e piccoli filmati che avevamo in famiglia, e quindi le foto sue e di noi, e quindi un po' un riassunto della sua vita. È anche abbastanza interessante e in qualche parte anche divertente. Io vi ringrazio moltissimo. Chi vuole venire, quindi domani alle 5:15, via di Torre Argentina 76, dai radicali. Non sbagliate.